Cili Verghe è atteso domani da una nuova sfida a salvezza contro il Sasso Marconi, davanti in classifica gialloblu di 3 punti. Ci siamo preparati bene, una settimana diciamo con un pizzico di consapevolezza e di fiducia in più, visto il risultato positivo di domenica scorsa a Lentigione su un campo difficile contro una buona squadra. Quindi questo è di buon auspicio per domani, siamo carichi e vogliamo far bene. Il pareggio contro Lentigione ha riportato un po' di serenità a casa Cili. L'imperativo domani resta mantenere la porta inviolata. C'è stato più fiducia, più sicurezza nella fase difensiva, visto che non abbiamo preso gol dopo tante partite, abbiamo ottenuto un risultato positivo che non veniva da tante partite, quindi abbiamo raggiunto due obiettivi che per noi erano fondamentali prima alla vigilia di quella partita e deve essere così anche domani. I nostri due obiettivi devono rimanere quelli, quindi il non subire gol deve essere un fatto prioritario e poi il fare il risultato positivo è una logica conseguenza. A complicare i piani del tecnico la nuova squalifica di Sanni e l'attacco influenzale che ha colpito lo spogliatoio in settimana. Sì, dall'inizio dell'anno che siamo in questo stato di allerta, quindi non ci spaventa più niente, siamo in difficoltà, lo siamo sempre stati, dobbiamo imparare a vivere nelle difficoltà, a vivere nella sofferenza, ma la sofferenza e le difficoltà ci devono aiutare per essere mentalmente pronti poi a uscirne. Io ho detto ai ragazzi che dobbiamo pensare a quello che ci succede adesso e non a pensare né al futuro né al passato e concentrarci sul presente, e domani il presente si chiama Sasso Marconi, è una partita per noi fondamentale contro una squadra in ottima salute, visto che viene da 5 risultati utili consecutivi, 3 pareggi e 2 vittorie consecutive, quindi sicuramente è una squadra che sta bene, che ha fiducia, entusiasmo, però noi con le nostre armi, con i nostri mezzi a disposizione messi in campo domenica scorsa dobbiamo fare una grande partita e venire fuori con un risultato super positivo.